Buongiorno e buona giornata a tutti voi, cari amici, in questa mattinata, anzi siamo quasi verso il primo pomeriggio di venerdì 22 maggio 2020, sono le 11:20 minuti primi. Tra poco potrete ascoltare il mio contributo audio registrato ieri pomeriggio, quasi ieri sera, diciamo. Per quanto riguarda i pronostici del secondo pay-per-view anno 2020 della All Elite Wrestling, Double or Nothing, che poi è anche il secondo proprio dello stesso pay-per-view, perché la prima edizione si svolse lo scorso anno. Grazie a tutti e buon ascolto. Cari amici, bene, dopo il primo pay-per-view del 2020 della All Elite Wrestling Revolution, passiamo al secondo pay-per-view che si svolgerà tra pochi giorni, sabato 20, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio a Jacksonville, in Florida, Bally's Place. Rigorosamente a porte semi chiuse, giusto qualcuno di loro dello staff che farà da cornice di pubblico in minoranza, però quindi andiamo con la classica presentazione e i miei pronostici per l'evento che vi ho citato. Qui dalla fonte di Wikipedia la card parte già forte sul pezzo, con la finalissima per decretare il campione inaugurale All Elite TNT Championship, sfida tra Cody Rhodes con Arn Anderson e Brandi Rhodes a sostenerlo contro Lance Archer con Jake the Snake Roberts, una sfida credo che regalerà molte emozioni, spettacolo e perché no anche adrenalina, dopo anche quando abbiamo potuto vedere nel segmento abbastanza acceso tra Arn Anderson e Jake the Snake Roberts nella puntata di Dinamite di mercoledì 20 maggio. Ma io devo essere sincero. Se si vuole fare una scelta solo perché magari fa parte esclusivamente della dirigenza e lotta anche, diciamo, la scelta potrebbe ricadere su Cody Rhodes. Però sono anche, anzi, in leggero vantaggio nel pronosticare la vittoria del titolo da parte di Lance Archer, un atleta molto alto e ha molte qualità nel suo comparto tecnico, e quindi ha molto da dare a questa federazione, Lance Archer. Come secondo match, qui mi viene proposto MJF con Wardlow al sostegno contro Jungle Boy. Sicuramente questo è un match ovviamente ma più che di contorno, è un match per rafforzare ancora di più l'idea che il tanto famigerato il grave infortunio di cui se ne parlava alcuni mesi fa di MJF è stata soltanto una balla più unica che rara, quindi il mio pronostico non può che vertere su MJF. Nel terzo match qui citato c'è la grandissima sfida per il massimo titolo mondiale All Elite tra il campione John Moxley, conosciuto come Dean Ambrose in WWE, che andrà a difendere la cintura contro Mr. Brody Lee, conosciuto in WWE come Luke Harper. Beh, io devo dire ragazzi che questa sfida mi eccita tantissimo. Però io sono convinto che questo non sia l'unico capitolo di questa faida, anzi, secondo me è il primo di una serie, magari non molto lunga, però. Quindi penso che Jon Moxley, seppure con grande fatica, sudore, e spero che non ci sia sangue, soprattutto che vinca appunto Jon Moxley.
Come quarto match qui vedo il Casino Ladder Match per una futura opportunità al massimo titolo mondiale della federazione. Match con le scale dove i partecipanti al momento sono Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy, Ray Phoenix, Scorpio Sky, Kip Sabian, Frankie Kazarian, Luchasaurus. E poi c'è ancora un partecipante che al momento non si sa chi sarà. Beh, io qui in realtà vorrei fare due nomi più che uno. Il primo è Darby Allin, che come ha detto anche qualche mio collega youtuber che parla di wrestling, è una figura che ormai si è impermeata proprio all'interno del roster della All Elite, ma vado anche con un mio preferito tra questi che può essere Ray Phoenix, che noi ci ricordiamo insieme a Pentagon Juniors fino a un paio di mesi fa erano campioni di coppia. Quindi i miei papabili possibili vincitori, la scelta numero uno ovviamente è Darby Allin, scelta diciamo eventuale Ray Phoenix. Poi abbiamo il match per il titolo femminile, che sarà un non disqualification e un non countout match per il titolo mondiale femminile tra la gigantesca Nyla Rose contro invece la minuta e fragile Hikaru Shida. Beh, io credo sicuramente che qui potremo superare senz'altro come posso dire, tutte le norme, le regole delle gravità, della fisica e quant'altro, anche perché già nella puntata di questo mercoledì abbiamo visto Hikaru Shida che ha fracassato dal paletto con un superplex la stessa Nyla Rose. Però io credo che Nyla Rose, dopo che è tornata in pompa magna, credo che lei fosse infortunata un po' di tempo fa, quindi penso che manterrà la cintura. Poi, sesta sfida, dottoressa Britt Baker, DMD, contro Kiss Sam Thunder. Beh, io tra le due vedo favorita, ma più dico questo perché la vedo bene come personaggio, la dottoressa Britt Baker. Poi, match che qui vedo inserito nel pre-show. Tag team match per decretare gli sfidanti numero uno ai titoli di coppia, che se la memoria non mi inganna dovrebbero essere al momento di non mi viene in mente, quindi poi quando se mi ricorderò lo dirò. I private party Isaiah Cassidy e Mack Quinn contro i best friends Chuck Taylor and Trent. Ah, questi due team, che certo, magari non li conosco proprio bene perché magari lottavano in federazioni indie o minori prima di approdare nella All Elite, però io vado con i private party. Poi, e questo potrebbe essere anche il main event, lasciatemelo dire, Matardi è l'Elite, Adam Page, Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson, e appunto Matardi contro l'Inner Circle, Chris Jericho, Jack Hager, Sammy Guevara, Santana e Ortiz. Beh, qui vado pronostico proprio di tifo perché a me piace Matardi, piacciono Kenny Omega e i suoi compagni, quindi per me vinceranno Matardi e l'Elite. In un match che da quando sto capendo, anche dalle puntate del mercoledì sera di Dinamite, che
che dovrebbe svolgersi all'interno di un campo da football, quindi da rugby americano, almeno così credo di aver capito. Comunque io lo ripeto, questo può essere un match da main event che può chiudere il pay per view, staremo a vedere, e che sicuramente regalerà molte sorprese. Ultimo, nono e ultimo match della card ufficializzato proprio mercoledì a Dinamite questa settimana, Dustin Rhodes vs Shawn Spears, ex Ty Dillinger, Shawn Spears, Mr. 10 in WWE, prima ad NXT, dove ha fatto anche buoni risultati, poi con meno risultati positivi invece nel main roster, mi pare a SmackDown. E Dustin Rhodes invece, ovviamente anche lui ex WWE, però che ormai negli ultimi anni non lottava quasi più sporadiche volte proprio. Comunque io dico che questo match può anche dare una rampa di lancio a un Shawn Spears che, come dire, ha bisogno di un percorso importante per arrivare ovviamente poi a qualcosa di concreto. Beh, come ho detto per il titolo inaugurale TNT, la federazione, essendo un sodalizio nato da meno di 3 anni, quindi ha bisogno un po' di carburare sotto tutti i punti di vista. Anche, diciamo, delle cinture come quella mondiale, poi adesso quella TNT, e vedremo poi se più o meno allo stile WWE ce ne sarà anche una terza. Per esempio, ora allontanandoci un attimo dai nostri pronostici, che però sono conclusi con Dustin Rhodes e Shawn Spears, che ripeto, vedo come vincitore Shawn Spears. Io dico che la cintura, diciamo, io lo vedo in WWE che la seguo da tanti anni, è quell'oggetto non tanto misterioso, ma tanto voluto proprio in maniera abbastanza morbosa, voluta la cintura da tutti, anche perché voglio dire. La cintura è quell'oggetto che dà quel tocco in più all'atleta, che però ovviamente la deve saper valorizzare quella cintura, sia lui, ma soprattutto la federazione con la dirigenza e con le storie che organizza. Bene, scusatemi se ho detto questo excursus. Comunque, ho detto 9 match nella card, molti tra i quali ci daranno sicuramente molto spettacolo ed intrattenimento. Per la visione, credo che questo pay per view, come anche gli altri, dovrebbe essere trasmesso su Fight TV, che mi pare disponibile anche in Italia, previo pagamento di un prezzo, di un ticket. E che altro dire? Beh, ovviamente nel momento in cui avrò visto la sintesi del pay per view, ve ne renderò conto, vi racconterò le mie opinioni, anche perché, come ho detto in altre occasioni, purtroppo non resisto, non ce la faccio, la notte la devo dedicare assolutamente a dormire. Pensate, infatti non ho mai sacrificato la notte, ma per dire per la mia WWE, e non lo farei mai perché, insomma, è quel tempo che ognuno di noi deve dedicare al riposo, per stare poi al meglio nel corso della giornata. Bene, dopo questo più che consiglio, possiamo dire mio pensiero, che credo sia un po' il pensiero di tutti, tranne ovviamente chi ha la passione che ha, è forte forte da sacrificare per dire una volta ogni tanto anche la notte,
Comunque, grazie a tutti per l'attenzione. Questa diretta sarà disponibile in differita su YouTube, il mio canale YouTube Nicola Douchia. Ringrazio gli ultimi iscritti al canale, da 8, insomma, un pochino di tempo se ne sono aggiunti 4 o 5, siamo a 13 al momento. Se vi interessano i miei contenuti, iscrivetevi, è tutto gratis, senza costi, quindi fatelo. Basta pigiare su iscriviti e il gioco è fatto. Di nuovo grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, alla prossima, ciao!